Mi fa male il collo. Beh, perché le cuffie da troppo tempo. Eh no, perché sto guardando verso il basso. Eh sì. Oh, ma c'è il tizio so. Giorgio, non possiamo tergiversare oltre. Allora, Posso guardare, puoi per guardare, favore? questo è il tuo aspetto segreto. Da oggi in avanti anche tu hai un modo di essere misterioso e segreto che nessuno mai può scoprire mai che sei tu in realtà dietro Ma queste sarò io e sembianze. basta. No, no, se guardi È una dietro. ragazza! Bravissimo! È il tuo. Prova, No! prova a scrivere ciao, così vedi un po' il nome che ti ho dato. Questo sarà Vediamo, il tuo nome top secret, eh? che bello! Ti piace? Sono contento, No, non eh? mi piace molto, Ah. però va bene, me lo farò Allora, io piacere. credo. Stai fermo, non muovere Sono un fermo. muscolo. Se E non ti cos'è? Un muovi, koala? forse non ti vede. Stai buono. Allora, questo Ok. qui, prima di tutto, salutiamo in modo amorevole. Perché hai menato al mio amico? Scusa, ma mi ha scritto zitta, te fai schifo, che cosa... Pure io l'ho letto. Non, aspetta, adesso capiamo. Io non faccio Ok. schifo. Anche io penso che lei fa. E ricordati che tu da adesso in avanti devi parlare come se fossi una ragazza, eh. Ah, quindi ho tutte quelle cose da ragazze che si No, scrivono adesso? devi solo dire io sono ragazza invece che ragazzo. Ah, ok. Capito? Cioè, è Io semplice. sono Non in ragazza. questo senso, non in questo. Nel Ecco. senso che se devi dire una cosa al maschile o al femminile, ora la devi dire al femminile, Ah, capito? Comunque ok. c'è da lavorare sopra sta skin, perché effettivamente l'unica cosa diversa che hai sono due strisce Ma lo sai marroni. che io all'inizio pensavo di essere un prete? E mi sono guardato davanti. Un prete con un mantello dietro. Boh, non lo so, particolare. Beh, è un po' economica come schifo. Oh, ma sta picchiando Oh! tutti questo. Ma Ammazziamolo, poi è un koala! ammazziamolo. E poi ti ha copiato metà del nome, The Bad Koala! E infatti, poi mi Allora, aspetta, insulta, eh. stai buono che dobbiamo capire. Allora mi fai più schifo. Ma ho detto che lei fa schifo. Scusa, non ho capito. Io ho Ah, mi fa detto. più schifo, le faccio più schifo io. Oh, Può gli faccio più schifo essere. io. Ma scusa, ma io so una cosa sola di questo mondo, che dobbiamo grifarlo. Questo, vabbè, questo è Ma questo è un'altra cosa. deciso. So un'altra cosa. So che questo qua, in qualche modo, ti è correlato, perché si chiama metà del tuo Ah, nome. basta. Digli che sei femmina, 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 Sono femmina. femmina. Perché così magari gli stai meno antipatico, capito? Nel frattempo che tu ci colloqui, io esco qua, tu E fai continua. ricognizione, Bravo, ok? tu continua a Ok. colloquiarci, capito? Intrattienilo, questo deve essere amico. Sto capendo Ho sbagliato io? Ho sbagliato io? Cosa ho scritto? Hai scritto... Hai No, menato al penso mio anche lui amico? No, ho faccia detto hai schifo. menato al mio amico! Perché ho sbagliato? Ti ho tradito l'immagine, Giorgio, mi perdonerai mai per Ti questa manca. perdono, ti perdono. Porca miseria. Vabbè, io continuo a esplorare, questo posto è enorme. Ha Qua c'è chiesto una che specie. vogliamo, che le dico? Boh, la mia fida. C'è questione di fida, eh! E io sono sua amica di scuola. Sono entrata qui perché mi ha invitato proprio lei. Vedi, questa è la capacità di adattarsi. Ha detto Devo di fare imparare, devo un imparare. giro simpatico nel vostro mondo bello. Tu vieni con me, Ok, amico vengo, vengo. scartoggiato. Ascolta, lei non c'è, Catorgina. vabbè, non importa. Ok. Catorgina, vieni qui, Vengo, Catorgina. amica la Ionina. Non sono la Ionina! Tifanina, tifanina, tifanina. Tiffany e basta, Tifani e ok? basta, Ma ok. guarda te questa qua, come ti permetti, ti strappo i capelli. Sai che tra ragazze sono molto Ci sono cattive. queste liti. Si strappano i capelli ogni giorno praticamente. Te topo di fogna, se fai cose ti ammazzo. Anzi topa. Ma che cattiva! Non lo so Dobbiamo far perché. esplodere tutto, Ma scusa, tutto. aspetta, però io voglio capire. Scusa, posso chiederti come mai ce l'hai con la mia amica? Giusto, Adesso. rimarchiamo bene che sei. Ma cosa c'è qua? È tutto un rumore pazzesco, senti? Eh sì, ma non lo so. Ti Cosa c'è stai qua dentro? caccando addosso? No, È no. un rumore brutto Ma c'è un comunque. cagnolino qui. Vieni via che c'è rumore, vieni, non fare la. Vabbè. Vieni qui, ma cosa sei? Una di quelle ragazze che accarezzano tutti gli animali che incontrano? Vieni, vieni, Benin. vieni. E non borbottare, sei una ragazza di quelle che borbottano, tu, ho vabbè. capito. Non mi piace. Quanto rumore, Ah, ma scappiamo sono tutte ancora. le farm Scusa, queste possiamo qua dentro. scassargli questa cosa perché. Cioè, è Già partiamo terribile. così, scusa. Mi dà molto fastidio. Ma Mamma non si mia. scassa, non si scassa. Vabbè, ci prendiamo il pollo però. Vieni via, mamma mia, che Vengo, rumore, che vengo, rumore. Ma vengo. che cos'è, una maraca? Sei pieno di cose che fanno rumore! Guarda, in ogni piano ce n'è una, però è bellissimo. Però siamo andati via. Qua è pieno di cagnolini, così ti piacciono, hai visto? Cagnolini! Ma smettila, ma cos'è questo? Il tuo Ma... roleplay da No, ragazza? no, no, vieni qua! Cosa Vieni c'è? qua! Cos'hai Guarda visto? sto cane! Beh?
Carto... mamma mia! Catorgio Killer! Catorgio Killer! Ti chiamano tutti così! È vero! Catorgio Killer, anche il pollo. Anche il pollo si chiama Catorgio Killer! No! Posso uccidere il pollo? No! Vabbè, metti che reagisce, è un Catorgio Killer, pericoloso. Sì, mamma mia. Allora, alla mia domanda, lei ha risposto perché è come a quel scemo di Catorgio Fogna. Fogna. Che bello essere amati così. Sono sicuro che vi ha invitate per fare le sceme su quel topo schifidoso. E alla mia amica, effettivamente, ama molto Giorgino. Cucciolino. Senti, devo dire che schifo. Però lo devo fare. Devo calarmi nella parte. Praticamente noi dobbiamo far finta di essere delle fan di Giorgio. Ok. Vabbè, perché... effettivamente è bello Giorgio, cioè, No, no, Giorgio fa, secondo me, un bel po' schifo. Però poi dipende, perché ognuno ha i suoi gusti, eh. Però vedo che a lui questa cosa dà un botto fastidio. Vi faccio stare solo. È praticamente una dittatura qua. Cioè, Non puoi volere bene a Giorgio, è proprio così. Cioè, condivido questa sua, questo suo modo di fare. Grazie, bellissimo. Ehi, è pieno di... ci sono teste tue. Rimani fuori che potresti traumatizzarti. Cioè, mettiti faccia al muro e io ti dico se va bene. Va bene. Boh, guarda, allora, non vedo niente di particolare. C'è scritto... c'erano cartelli in fondo. Hashtag vera catorgia e hashtag vera topina. Ma... vabbè. Aspetta un attimo. Ho capito tutto. Sono stupido. Vieni. Allora ti spiego io. Questa è la casa della fidanzata sua. E la fidanzata sua è fan tua. Cioè, gli garbi, capito? Ah, quindi per questo mi odia questo. Ti vuole saltare addosso la fidanzata sua. E a lui no, capito? Aspetta, proviamo a fare... Ora si spiega l'odio, si è spiegata un pochino. C'ha anche ragione, poverino. Gli faccio una domanda tra pochetto. Ma per caso la tua fida ci piace Giorgio? Se sbrocca come un caimano... Attento, perché adesso ti... Usciamo da qui perché è pericoloso. Comunque, vera topina è veramente fantastica. Senti, allora, tu stai continuando a borbottare quando fai... Allora, io ti spiego perché fai schifo, perché lo devi capire, no? Allora, tu praticamente... stai zitto, devi dire una cosa, tu dici una cosa, parti a dire la tua cosa, no? E parti e fai... adesso dico... E poi... E non si capisce la fine! Ma che esagerato! È come se tua mamma ti dice, vai a fare la spesa, e ti dice, compra la pasta, la carta igienica, bla bla bla. E tu che cacchio ne sai di io che capisco cosa? Capisco, perché è il mio tu linguaggio quello. No, non capi. E allora qual era la terza cosa da comprare? La carne carne di topo di Fogna. Vabbè, ma siete sceme, c'avete il club di quello schifio? E me lo chiedi? Siete proprio stregatti siamo. No, non credo. Non era quello. Secondo me no. Comunque proviamo a vedere dietro i quadri, che c'è sempre qualche nascondiglio segreto e non c'è. Ma è quello che si passava dietro nella stanza dei quadri. Oh, hai ragione anche te. Qua c'era la tua testa, ma non te lo dico. Così, anzi, guarda, la prendo io e ci farò cose orribili. Così c'è impari. Un cactus segreto qui sotto. Un cactus segreto? Davvero? Sì, guarda, puoi farci. Ma sei cretino, ma dai, no, vieni con me. Ma perché ti porto io in queste missioni che poi ogni volta... Aia. Come mai mi porti? Bravo, sì. Vabbè. Continua così. Secondo me c'è qualcosa dietro questi quadri, perché ne vedo troppi. Non è ma normale. Ma se io cado di nuovo muoio, quindi... mangia qualcosa. Vabbè. Vado a prendere del pollo. No, ce l'ho il pollo. Vieni qui. Dammi del pollo. Stai attento a tutti sti cani, che secondo me ti stanno guardando. Se muori ti mangiano. Se ne picchio uno è la fine. Divorano il tuo sporco cadavere. Ah, è da questa parte si può salire. Vieni. Okay. Ho provato. Sì, di qui si sale. Abbiamo dei problemi. Guarda che parkour che faccio, mamma mia. Ma come hai fatto? Io non lo so se lo so fare. Guarda, allora, salta in avanti e vai verso sinistra. Aspetta, uso la tua testa. Dai, che schifo. C'è qualcosa qua dietro? Sì. Che cos'è? Non venire, vai dietro, no! Vai dietro, non guardare. Ho capito. No. È brutto. Allora, c'è scritto... C'è dai, voglio vedere, posso? No, aspetta. Dai! Camera delle torture. E c'è topo di... Topo di Fogna, muori, così impari a rubarmi la ragazza. Oh, però non si fanno queste cose. Adesso ma ti io prendo non rubo nessuno. Che cosa vuoi da me? Rubi le ragazze. Ma non rubo niente, non rubo. Dai, puoi entrare. Okay. Allora, qua c'è... No, io ho letto una cosa peggiore lì a sinistra. Aspetta, dove a sinistra? Lì, quella cosa lì.
quel marchingegno. Ah, sì. La schiacciatoppi. No, è la sciacciatoppi, è peggio. È più male. Guarda, ti ha sciacciato, hai visto? No, sono tutto sciacciato adesso. Sì, e poi qui c'è il topo arrosto. Oh, è bravissimo. Guarda che figata. Ma te fa macchina di tortura, cos'è bravissimo? Però le ha fatte bene. C'è il topo spiedino. Aspetta, ma guarda, è spiedinissimo. Ti ha trafitto. Pensa se era nel sedere. Io lo sto pensando. Lo so, perché sei una persona orribile. Aspetta, lo faccio un paio di altre volte. Fermo, concentriamoci. E l'ultimo è lo spaccafaccia. E questo è in maggio. Oh mio Dio. Prova anche tu. Guarda Wow, che bello darmi pugni in faccia da solo. Oh, è fantastico. Cioè, queste cose, guarda, è un genio. Questo è il mastro delle trappole. Aspetta. Comunque, abbiamo vissuto le tue trappole per torturare Giorgio. Ma come glielo dici, scusa? Ma sì, molto bravissimo. Complimenti. Però a noi un pochito ci spiace, perché siamo amanti di Giorgito Ballerito, Catorgito. Ma le ragazze parlano così, è tutto un po' vezzeggiato, no? Se lo dici tu, che io sappia, non sono una ragazza, però ci vado a indovinare. Non neanch'io. Però, stai zitto, tu, guarda, che sei. Tu sei bru, come ragazza, saresti proprio uno schifo. Ci avete i problemi, vi meno. Calmina. I miei complimenti. Scusa, ma sei sicuro che sia un maschio? Penso di sì, se dice la ragazza, cioè, scusami, è un koala, the bad koala, se no si chiamava koalita, no? Koalina. Va bene. Koalitita. Senti, adesso ti prendo a botte, okay. Comunque, perché mi ero un po'. Vai, dove sei? Vieni qua, ma vai giù. Ascolta, ci servono delle bombazze come al solito, perché qua ci si dimentica, ma qui non ci sono sicuramente, credo. Che ne sai? Mica le abbiamo guardate. Ma c'è un'altra stanza. Dove sei? Qui. No, qui. Ti ho perso, non ti vedo più. Qua. Giorgio, tirati qui. Ah, la tipa mi ha fatto camera pure da letto, mi sa. Oh mio Dio, la tipa mi ha fatto pure cambiare il nome per sembrare lui. Io l'ho capito. Ma tu non hai capito! La tipa gli ha detto di cambiarsi il nome in The Bad Koala, perché così, capito? Sembra che sei tu. E qua è quando gioca allora con lui. Un po' ci sta forse questo. Ci sta, deve essere 64. È vero, ci sono le bombazze. Tu così me lo dici. Cioè, noi siamo qui alla ricerca delle bombazze dall'inizio. Ma guardate, poi hai parlato e mi sono dimenticato. Sei proprio scemo comunque, non... Cioè, la tua norma. Vabbè, le dividiamo, però c'era un solo accendino. Facciamo insieme la scia e poi detoni tu. Va bene, mi sembra ragionevole questo tuo ragionamento, bravo. Grazie. Cos'è sta? Ho sentito un rumore pauroso, vabbè. Hai bisogno... Non ho sentito nulla. Non me ne frega niente. Oh, mamma... Cosa? Do fuoco! Non mi oiare, no? Non ce l'ho qua, guarda. Non c'è se ce l'avessi, mamma mia, per tutte le borbottate che tiri, guardi, farei mangiare dai cagnolini catorgici. Qua ci sono roba di redstone, ma neanche tanta. Non c'è un cavolo, non c'è. E non fare! Oh, sei di nuovo. Ma sto controllando. Cosa hai fatto appena adesso? Ma cosa sei? Non ho fatto nulla, erano le casse. Erano le casse. Ci sono le prove audio del video. Guarda, sei un furlatore. No, vedremo. Ti prendo a picconate nella vita reale. Vedi poi come va a finire. Ascolta, da dove siamo entrati? Mi sono perso. Da qui. Siamo scesi dalle scale. Bravo. Ma noi lo stiamo ignorando. Ma continua a urlarci contro di andare via. Però non c'è, quindi facciamo esplodere tutto. Ce ne freghiamo. Abbiamo poca TNT forse. È un po' pochina effettivamente. Beh, no, non basta. Abbiamo 64. Questa torre è gigantesca. Magari vediamo se c'è altro. Ammazziamolo. Magari lui porta delle bombazze. Però sta zona con tutto sto è fastidiosissimo. E poi c'è un'altra zona con qualcosa. Ma scusa, ma esattamente che cosa dovremmo grifare? Cioè è una torre di cobblestone. Fa schifo. Avrà una casetta. È il koala. Scappa! Io non ho un'arma, non ho niente. Io sì. Solo la TNT. C'ha la spada! Aia! No! Giorgio! Mi sto camuffo. Sto correndo via. Corri via, io sono in mezzo alle pecorelle. Aiuto! Alle pecorre. Giorgio! Giorgio! Cosa? Giorgio, ti brucio, sai? No. Giorgio. No, guarda che mi sta per ammazzare questo. Bene, guarda, faccio il tifo per lui adesso. Ma come, scusa? Faccio il tifo per lui.
faccio il tifo. Dai, che vi prendo veramente questo. Bene, bene, perfetto, vai, vai. Scappa verso di me però, scappa verso ma dove sei? Dov'è il verso di te, scusa? Dove c'eravamo prima? No, ti fare uccidere, sai? Non ti fare... Dove eravamo prima vuol dire là dove c'erano i marchi ingegni e tutte le cose. Bravo. No, sto morendo. No, sto morendo. No, non morire. Sto morendo. Allora inizio. No, non borbottare soprattutto. Bravo, bravo, fai questi versi che sono il tuo forte. Sì. Sì, sì. La fidanzata di questo qua, quando tu fai sti sei felice. Sei felice, felice. Però io no, io sono triste. Non mi piacciono sti borbotti strambi. Comunque il grifo è partito, bravo. E io sto mettendo a tratti. Sì, ma non guarda, qui non a caso, ma cosa fai qua? I cani, no! I cani. No, muoio, muoio. Dai, abbiamo poche bombazze. Poche bombazze. Dobbiamo usare. Aspetta, allora devi dirmi te. Vieni con me. Devi scegliere. Aspetta, mi sta colando un'altra volta. Scappa veloce. Scappa veloce, una parola. Questo qua mena. E io sono tutto rallentato, non riesco a correre. Giorgio! Sono dietro di te io. Menalo, così si distrae. Ma che meno io che non c'ho dietro. Menalo. Ascolta. Mi vuole menare. No, okay. ce l'ha con te. Vabbè, sì, vai, tanto io TNT non ne ho più io quasi, ne ho 8. Ma che schifo fai, le hai sprecate tutte. Va bene, sì. vado io, smettila di fare questi versi, Giorgio. Mamma mia, fare, più ti dico. Scappando, no. Ma ho capito, ma non è che quando uno scappa deve fare per forza. Ma cosa sei? Mi viene automatico, ok. Te lo togli, scusa, Va bene, ok, adesso faccio qualcos'altro. Fai una terapia per evitare di fare versi, non lo so. Comunque, okay. Ascolta, riorganizziamoci un attimo. Io ho 16 okay. bombazze. Ti volevo chiedere se ti sta più a cuore che io faccia esplodere la zona dove ti torturava o la zona della fidanzata. Se facciamo ma esplodere, ma non c'è bisogno di chiederlo. No, invece chiederlo. Per no, essere no, la tortura. No, no, perché se noi facciamo esplodere la casa della fidanzata, magari a quella le passa, capito? E lui si calma e non ti vuole più uccidere. Secondo me è importante. Faccio ho capito, ma mi ha fatto delle trappole di tortura, la sciacciatopi e le cose. Era buona, secondo me, era proprio bella. Era buona. Beh, come dai, no? scegli tu. Ho fatto esplodere la casa della fidanzata, però mi rimangono ancora 11 bombazze, quindi e ne io uso. Ne ho 8, scendo da te. Scendi da me, certo, sei riuscito a fuggire, bravo. Bravissimo. Eh sì, però ti sta inseguendo quello adesso. Adesso eh? Io scappissimo come un topo feroce e okay. trovo, vado nella stanza sua, quella lì delle torture, che c'ho un po' di bombazze. Ne ho 7, mi sufficiono. Ne metto 7 qui, bombazzo tutto, non entrare nella stanza delle torture, eh. Che è pericoloso, attento! Via. E c'è lui, attento, c'è lui! Attento. Morissimo! Sono morto, Giorgio. No, muoio anch'io. Lo so. Dove cacchio respawniamo? Guarda, siamo all'inizio! Però non okay, abbiamo sono, più. Quante bombazze avevi tu? Io ne avevo 8, vabbè, non erano tantissime. No, no, ma poi abbiamo rotto le cose principali, le abbiamo scassate. Adesso serve soltanto una frase ad effetto proprio buona, sei pronto? Vai. Vado tu. Io. Che cos'era? Attento. Qui al cospetto sei con Giorgio il vero e pure l'Aionio. Ti diciamo che se vuoi conquistare il cuore di una catorgina, l'unico modo è squittire come una. Come Giorgio. Topina. Ora andiamo e goditi il griffone. Bene. Certo, una volta le frasi ad effetto erano un po' diverse. Oh, senti, secondo me era molto ad effetto questa qui, scusa. Ah, sì, mamma mia. Va bene, come una vera topina. Va bene. Allora ci penso io. Vuoi una frase ad effetto dei vecchi tempi? La vai. Vai. La giustizia è giunta. Stai zitto, sai. È giunta okay. come un fulmine nel ciel sereno. E ti ha arato come un campo di erbaccia. Mamma ora, mia, questa è bella. Abbi considerazione per la tua sporca vita futura. Ok. Ecco, okay. E adesso ce ne andiamo. Così andrà bene, no? Molto più cattivo. E io gli scrivo ciao. No, rovi. Che cacchio.